Ecco perché le parole di Gandhi, che è uno dei più grandi filosofi del Novecento, anche se a filosofia non si studia di solito, le parole di Gandhi sono poche. La prima di queste parole l'ha inventata lui. Ha messo insieme due parole. Satya, adesione totale alla verità. Questa è la terapia. Cioè, la terapia ha questo effetto se funziona. Se è un cammino verso un crescendo di verità. Quindi, di autenticità. Quindi autos, io, se stesso. Cresco, divento sempre più me stesso. Chi sono veramente? Cioè vuol dire che decrescono le maschere. Le difese. Protezione. Siamo disposti a mostrare la vulnerabilità. Fragilità, perché questo, la capacità di mostrare, è la vera forza. Persona autentica non nasconde le fragilità. Naturalmente, con buon senso, dipende dai contesti. In certi contesti va fatto e come, perché sono contesti di violenza. Ma quando si tratta di relazioni che si aprono un po' all'intimità, o amicizia o d'amore, questo è il passaggio, altrimenti la relazione amicizia rimane superficiale, l'amore rimane superficiale. Allora l'amore fiorisce qua. E fiorisce nella intimità. Che vuol dire non temere di cosa? Dimostrare chi sei. Se hai delle zone di fragilità, beh, che problema è? È evidente che questo è del tutto incompatibile. Homo homini lupus vuol dire che col cavolo che dimostro la vulnerabilità. Mi devo armare molto bene. Però questo produce la malattia, cioè l'allontanamento dell'essere umano dalla sua vera natura, che è di essere socievole, relazionale, e che vede nell'amore il valore più grande. C'è poco da fare, è così. Ma vi posso, fatevi questa immagine. Avete una penthouse al Central Park che vale mezzo miliardo di... cosa? Intero palazzo. Avete l'elicottero sul tetto.
avete a disposizione un motoscafo di 40 metri, potete andare in un sommergibile vostro, un aereo che va. Immaginate che la vita però non c'è la morte. Sì, ci avete delle persone che vi sono indifferenti, oppure ci avete un po' di attrazione sessuale come può avere uno scimpanzé, ecco. Ma non c'è nessuna... Che vita è? Il vero amore non può essere solo per una persona, il vero amore è qualcosa che sia... Altrimenti è possessione, è una forma molto scadente di amore, è possesso. Possiedo una bella macchina, possiedo un bell'uomo, una bella donna, tutto va. Allora, l'amore, l'intimità, l'autenticità sono tutte quelle cose che possono fiorire quando non dobbiamo più tenere delle maschere. Ecco, qui c'è un problema che è serio, ma ve lo accenno. C'è una parte della psicologia non piccola che crede che dietro le maschere, in fondo, non ci sia che questo. Sesso e potere. Per cui le maschere servono anche a controllarci in modo da far evitare di uscire a queste parti. Cioè le due pulsioni che Freud ha preso in considerazione sono queste, l'aggressività e la sessualità. Questo è l'inconscio freudiano. È chiaro che dobbiamo tenerle a bada, se no non si vive. Non possiamo creare nessuna società, nessuna civiltà. Quindi queste vanno tenute a bada, almeno in parte, e quelle che le tiene a bada è un altro inconscio, che è l'inconscio sociale. Cioè quello che apprendiamo, cioè in pratica il giudizio sociale. Quindi abbiamo un giudizio sociale che ci deriva dall'inconscio sociale, di cui spesso non ci rendiamo conto, l'inconscio pulsionale e il povero io qua in mezzo, povero disgraziato, il quale cerca di far da ponte a quelle che sono delle pulsioni sessuali aggressive e quelle che lo rendono un po' più socievole, che sono quelle dell'inconscio sociale. Ed è ormai sappiamo che è totalmente falsa. Perché nell'inconscio naturale, biologico, c'è fondamentalmente la pulsione più infondante, quella della socievole. Noi siamo fondamentalmente socievoli fin dalla nascita, subito. Non siamo autistici, narcisisti, che diventiamo socievoli perché non ne possiamo fare a meno. Però è ancora qualcosa che la maggioranza della gente crede, cioè che gli esseri umani siano un branco di bastardi che ha la maschera davanti. Ma non è così. Questi sono gli esseri umani malati. Se andiamo a vedere la vera natura umana, la natura umana è quella che vi ho descritto prima, questa. Queste sono tutte patologie, sono sofferenze, e sono tutte sofferenze che si possono curare. E vanno curate. Altrimenti siamo pericolosi per noi stessi e per gli altri. Grazie.